ufficialità definirlo, ma comunque credo che sul manifesto non sia stata posta la parola convegno, anche perché per fare un convegno bisogna avere la possibilità di accedere a una serie di documentazioni che molto spesso non sono completamente disponibili. Però quando si viene a Castropignano e si vuole parlare di altre cose, per forza si finisce sempre al castello. Il castello è talmente invadente nel territorio, per cui trasferisce la sua invadenza anche in un convegno e costringe chi parla dopo a dover ritornare in qualche modo su quello che si è già detto, anche per dimostrare che ogni cosa è conseguente a un'altra. Intanto credo che la comunità di Castropignano debba esprimere gratitudine a Gabriella per il fatto che ha fissato una data, cosa piuttosto difficile, una data dopo o prima della quale probabilmente c'era il castello, ma comunque in quella data sicuramente il castello c'era. Non cambia la storia dell'umanità, però dà la certezza a chi vive a Castropignano, a chi si lega a Castropignano, che esistano delle radici molto più antiche. Molto spesso noi siamo alla ricerca delle radici antiche, proprio per avere una sorta di carta d'identità concreta, fissa. Non sono d'accordo però sul termine Pignano, con tutto il rispetto per l'università inglese, ma se penso a paesi come Penne o Pignataro oppure Pescopennataro, e se guardo un oggetto che abbiamo tutti davanti, la penna, capiamo subito che probabilmente non è stato un romano a dare il nome a questo luogo, ma la conformazione fisica della penna, delle penne, i pinnacoli, involontariamente prima parlate dei pinnacoli della rocca di Oratino, e quell'immagine bellissima che era sulla introduzione dell'intervento fa vedere proprio che prima delle trasformazioni piuttosto recenti il castello si pone su una pinna, proprio sulla penna più alta di quella parte del territorio. Quindi io personalmente credo che castrum è un termine importante che fa capire che comunque esisteva una fortificazione che si attesta su una penna, Castropignano, e quindi è la situazione fisica che determina il nome del posto. Ovviamente su queste cose spesso si finisce pure in tribunale, quindi prendetela come un'affermazione di estate. E poi un altro complimento per aver scovato queste immagini bellissime di Trombetta, che rimane una testimonianza che tutti osservano fuorché gli addetti ai lavori che fanno questi restauri. A volte basta prendere una bella fotografia per rifare esattamente quello che si vede in fotografia, per risolvere tutti i problemi di interpretazione, di scienza del restauro, e ridare a questi luoghi l'aspetto fisico che l'incuria degli uomini o la maledizione del tempo hanno provocato. E quindi quelle immagini sono bellissime e mi fa pensare che, come spesso accade, sono le donne a influenzare anche l'arte o l'architettura. Quel portale cosiddetto scemo, ribassato, del Perogallo, in effetti è una sorta di timbro, è un timbro architettonico, l'ideologia che prevale, sono gli aragonesi, e qui Andrea Devoli è un aragonese per eccellenza, partecipa alla prima assemblea, diremmo imperiale, che si fa a Napoli dopo la vittoria di Alfonso d'Aragona, ma soprattutto sposa Emilia Pandone, la sorella di Francesco Pandone, uno dei più potenti feudatari di Alfonso d'Aragona, conte di Venafro e di molte terre, e che con Andrea Devoli avrà dei rapporti concreti, tant'è che concede che sua sorella possa sposare un Devoli, personaggi potentissimi in tutto il regno di Napoli, che poi lasceranno tracce in tutta la storia del Meridione. Devoli, credo che quella finestra che abbiamo visto rovinata e sparita, come pure quei due pezzi che sono miseramente buttati in un giardino, debbano essere ricondotti proprio alla presenza fisica di Emilia Pandone, e quindi alla
importazione di elementi caratteristici dell'ideologia aragonese che poi si concretizza anche in una damnatio memoria, una cancellazione di tutto ciò che c'è stato prima. E vedete, in politica quello che succede oggi, succedeva prima, chi viene dopo cerca di cancellare tutto ciò che è stato fatto prima, non solo attraverso iniziative politiche, forse rivoluzionario o reazionario o riformiste, ma soprattutto cancellando le testimonianze del passato, le testimonianze di chi prima di loro aveva fatto determinate cose. E qui c'è, proprio a Castropignano c'è, e nelle chiese in qualche modo vediamo la conseguenza di questa lite pesante tra gli angioini e gli aragonesi. Gli aragonesi arrivano dopo e cercano di cancellare letteralmente tutto ciò che si è fatto prima. Questa per esempio è una chiesa angioina, è una chiesa di cui si è cancellato praticamente tutto, anche per l'incuria degli abitanti del posto, bisogna dirlo, che hanno permesso che il portale finisse in America o che venisse portato in altre parti, ma di questo poi parleremo più avanti. Castropignano, allora si fa così, mi pare, ecco una veduta del castello, ma passo direttamente a, così, cominciando da una leggenda, tutti conoscete Santa Lucia fuori dall'abitato, e lì pure abbiamo una conferma che i Vandoni hanno in qualche modo influenzato già quell'architettura. Santa Lucia è conosciuta per essere ora posta a un bivio, a una specie di aiuola spartitraffico, con una pietra in mezzo che, se la considerate con un poco di attenzione, ha un teschio scolpito sopra, per cui è nata la leggenda che quella sia la tomba di Alzecone, il potente longobardo venuto nel VII secolo nel Matese, che poi a Castropignano sia stato sepolto. Non so come è nata questa leggenda, però circola. In realtà molto probabilmente quella pietra rappresenta qualcosa di diverso, molto più semplice da vedere, e si riesce a capire proprio osservando la facciata della chiesa, dove appare, ecco, questa è la pietra detta di Alzecone, ma in effetti è la base di una colonna che poi è sparita, sulla quale si appoggiava una croce che poi vedremo dopo. Ecco, qui a Rocca, a Castropignano, è difficilissimo fare la datazione di un edificio, perché tante sono state le trasformazioni del tempo, sia per i terremoti, sia per eventi bellici, sia per i fatti politici di cui parlavo, per cui le date molto spesso portano in errore. La data 1637 in effetti si riferisce a un restauro fatto su qualche cosa che preesisteva. Tra le altre cose, in quel luogo, i più anziani lo sanno, ancora si dice di San Rocco, perché di fronte a Santa Lucia vi era la chiesa di San Rocco, una chiesa fatta dopo la peste del 1656, quando, non avendo molte possibilità scientifiche di risolvere i problemi della peste, si riteneva di potersi affidare a San Rocco, protettore da questo morbo, mettendo all'ingresso del paese una chiesa dedicata al santo protettore. Poi questa chiesa è stata distrutta, c'è un piccolo giardino pubblico ed è rimasta semplicemente la chiesa di Santa Lucia. Una chiesa che rovinatissima all'interno, è una pena al cuore vedere come è ridotta, nonostante abbia anche delle piccole preziosità, come quei due ovali a destra e a sinistra, l'immagine di Santa Lucia con gli occhi sul piattino. Anche mi fa piacere chiarire una cosa: noi quando parliamo di santi, ne parlerò più precisamente, mi fermo all'improvviso appena abbiamo superato il tempo a disposizione, quindi non vi preoccupate. Ecco, Santa Lucia diventa importante, viene messa, rappresentata con gli occhi sul piattino, non perché sia stata martirizzata mediante ecco, l'estirpazione degli occhi, ma perché si chiama luce, Lucia, la luce, quindi il termine luce si associa agli occhi e gli occhi della luce vengono posti sul piattino, a differenza di altri santi invece che subiscono dei martiri molto, molto particolari. Ecco, all'interno della chiesa rimane una testimonianza che è difficile poi da capire, perché la chiesa fu restaurata da un Antonio de Posta, il della Posta era
famiglia nobili del regno di Napoli, di questi della posta qui a Castropignano praticamente non si sa nulla, ma si sa qualche cosa solo perché appare lo stemma con un cane su un colle e un cavallo passante, e questo piccolo fatto malissimo, quindi doveva essere anche un nobile di basso livello, che comunque ebbe l'accortezza di far realizzare questo altare nel 1705. Ma soprattutto vedete questi due bellissimi tondi che andrebbero restaurati, e questi credo che appartengono alla fase seicentesca di quel restauro. Sono a destra un San Giuseppe con un bambino in braccio, e sembra di vedere in basso San Giovannino, il cugino, San Giovanni Battista, il cugino di Cristo. Oppure l'altro a fianco, che è un San Matteo con il giovane alato che lo sta assistendo, è San Matteo l'Evangelista. Oppure, ecco, bisogna considerare alcuni fatti: la presenza di due fasci littori sulla cantonata della chiesa fanno immaginare che comunque nell'area di Castropignano qualche edificio di interesse o di epoca romana esistesse. Nel Medioevo questi pezzi servivano semplicemente come pietre d'angolo, ma abbiamo la fortuna di vederlo conservato, e quindi immaginare che un funzionario romano abitasse da queste parti. Ecco, e vediamo la finestra molto simile a quella scomparsa all'interno del castello. Con termini bruttissimi, a volte poi i descrittori di opere di architettura usano delle parole assurde che fanno immaginare delle cose terribili, ma queste finestre vengono dette a manubrio, sembra un po' il manubrio delle biciclette di una volta. Sono due cesti di fiori che reggono quella architrave in alto, e sono spezzati, e sono il simbolo chiarissimo dell'architettura aragonese o catalana, e quindi è una presenza spagnola che viene affermata con le immagini di architetture particolari. Ma la cosa che interessa, ecco, così era il Cristo crocifisso fino a qualche giorno fa, poi aiutato da Angelo Sardella e da Pasquale Sardella abbiamo tolto quei nidi che si erano formati sulla faccia. Oggi, diciamo, si presenta un poco meglio il Cristo, perlomeno, ecco, possiamo apprezzarlo. Ed è una delle cosiddette croci stazionarie. Isabella ha anticipato che fra qualche giorno uscirà questo volume poderoso come spessore, ma non come contenuto, nel quale riporto 93 croci ritrovate nel territorio. Avrei dovuto aggiungere la 94esima, che proprio pochi giorni fa, 3 giorni fa, Angelo mi ha fatto scoprire qui a Castropignano, che qui, che poi vi farò vedere, murata in una delle case antiche del paese. Allora, che funzione hanno queste croci? Era sistemata molto probabilmente su una colonna che era appoggiata su quella pietra che viene definita tomba di Alsecone, e dalla chiesa di San Rocco si poteva uscire, girare attorno e rientrare nella chiesa. Aveva una funzione stazionaria. Che sia stata messa nel muro probabilmente è la conseguenza di una caduta, di una rottura, perché una croce è spezzata, e quindi il parroco, il prete o chi per esso qualche centinaio di anni fa ha fatto bene a raccoglierla da terra e a incastrarla nella muratura. Io sono convinto che se si toglie questa croce dal muro, dietro vi dovrebbe essere o l'immagine della Madonna oppure del Cristo giudicatore. Ecco, vedete, è un Cristo molto particolare che ha a destra e a sinistra due angeli che adorano il Cristo, in alto l'aquila di San Giovanni che rappresenta sinteticamente le Sacre Scritture, e in basso una figura che sembra fatta successivamente, cioè l'immagine di un teschio che in realtà è andato a sostituire quel teschio che è rappresentato sulla pietra che è rimasta isolata. Allora, chi è? Cristo è facile capirlo, ma il teschio che vedete in basso è una rievocazione di un fatto narrato dal Vangelo. Il Vangelo dice che Cristo fu crocifisso sulla croce nel luogo detto il Golgota,
che era il luogo del teschio, il luogo del teschio, ricorderemo tutti quanti. Poi i preti si sono divertiti a raccontarci che il colle del Calvario aveva la forma di un teschio, tutte cose dette da persone che non sono mai andate probabilmente a Gerusalemme, ma in effetti il teschio di Adamo, perché continua il Vangelo nel raccontare che poi Cristo, dopo morto, è sceso negli inferi, ha raggiunto Adamo e lo ha tirato verso l'alto. È una bellissima croce di rame argentato o dorato a Castel del Giudice, dove invece del teschio c'è proprio Adamo che alza la tomba, la pietra della tomba. Quindi questo teschio che vediamo in tutte le chiese con le due tibie incrociate non è altro che la rappresentazione della testa di Adamo, ed è una rappresentazione che farà effetto, perché questi oggetti, e poi lo vedremo successivamente, che diventano delle opere d'arte, in realtà servono a spiegare con parole semplici, con immagini concrete, delle problematiche teologiche complicatissime. Quindi attraverso l'arte, attraverso l'architettura, come questa chiesa, si cerca di risolvere dei problemi, tecnicamente dei problemi teologici. L'altra croce di Castropignano invece la troviamo sistemata attualmente dove era una delle porte, però è una croce molto strana, perché se vedete in alto, poi la vedremo da vicino, c'è la croce vera e propria che appoggia su una pietra modanata, su una colonna, la quale colonna si appoggia su un leone. La via che va verso l'alto si chiama via di San Marco, una chiesa che è stata distrutta. Questi leoni una volta erano appoggiati, formavano il protiro, cioè quella specie di tettuccio che sta davanti alle chiese, che si reggeva su due colonne, in genere mantenute dai leoni, leoni costretti a sopportare il peso delle colonne. Dopo il crollo della chiesa, avvenuto, non sappiamo esattamente a seguito di quale terremoto, ma molto probabilmente dopo il 1805, che fece crollare interamente la chiesa di San Marco, poi divenuta la chiesa dell'Assunta, si rimisero insieme dei pezzi che appartenevano a vari elementi e si è costituita una nuova croce che una volta stava davanti alla chiesa di San Marco e oggi si trova all'ingresso, a quello che era l'ingresso del paese. Ed è anche questa una croce, qui vedete ancora meglio come è complicata, dei pezzi di edifici demoliti fanno da stilopate, poi un'altra base, poi il leone, che vedete che quella base di colonna non si adatta bene alla scheda del leone, e poi la bellissima croce in alto che è datata 1636, quindi siamo sempre nella stessa epoca della chiesa di Santa Lucia, della trasformazione della chiesa. Ed è un Cristo molto semplice in questo caso, con un atteggiamento, ecco, sembra appoggiarsi, sembra che stia quasi comodamente sulla croce, ma non voglio parlare di Cristo quanto piuttosto dell'immagine che sta dietro, perché non è né l'immagine della Madonna né l'immagine di Cristo giudicatore, ma l'immagine di una santa che ha una palma in mano, di cui però non saprei dare altre informazioni. E questa invece è la croce che abbiamo scoperto, io ho scoperto, ma Angelo Sardella la conosceva già da prima, credo che molti di voi la conosceranno, che si trova in uno dei vicoli, difficilissimo da fotografare, abbiamo dovuto raddrizzare, ma comunque si vede abbastanza bene un Cristo crocifisso, sembra essere del 400, il panno, il subricaculum molto basso, e c'è una Madonna con le braccia alzate. Non so dire altro perché non abbiamo altri elementi per poter capire da dove viene. Questa è l'antica chiesa di San Marco, così come è stata trasformata nel tempo. Ci sarebbe da dire molte cose sul perché di queste curve e controcurve sulla facciata, ma veniamo direttamente alla chiesa nella quale noi ci troviamo. Questo era il portale che molti di voi, più anziani perlomeno, conoscono, che è volata nel vero senso della parola, perché è stata dall'altra parte dell'oceano, si trova in America. Qualcuno sostiene che fu venduto per ricavare qualche denaro per consolidare il campanile, comunque se cercate di dare una giustificazione, ma sicuramente qualunque sia il prezzo pagato, il danno che si è procurato al patrimonio di questo nucleo
è sicuramente altissimo. Io spero sempre che il sindaco, ecco, ogni tanto i nostri politici fanno dei viaggi in America, non si sa per quale motivo. Io spero che il sindaco di Castropignano decida di andare in America a trovare, perché sicuramente si ritrova il proprietario, il tenutario di queste pietre, e si adoperi perché venga riportato qui nel luogo naturale questo bellissimo portale, che peraltro permette anche di capire quando è stata fatta questa chiesa. Nella storia dei Devoli sembra che i Devoli sono nati all'improvviso a Frosolone, e poi da Frosolone sia nata questa genia terribile di personaggi potentissimi. È stata cancellata anche la storia di chi veniva prima. I Devoli appaiono sulla scena alla fine del 300, ma prima della fine del 300 qualcuno vi era qui. Queste forme di chiese, queste forme di portale sono riconducibili tutte, e qui abbiamo la possibilità anche di leggere la data sopra, dalla fotografia si riesce in qualche modo a leggere la data, ed è individuabile tra il 1323-28, bisognerebbe fare un... Ah, comunque siamo nell'epoca di Roberto d'Angiò, importantissimo re angioino, che nel Molise fa... che influenza il Molise in una maniera incredibile. Pensate alla cattedrale di Larino, è l'esempio più concreto, oppure le chiese della Valle del Volturno. Roberto d'Angiò, per esempio, dette grande spazio a quei monaci che si erano opposti a Celestino V, anche se Roberto d'Angiò dette grande importanza ai movimenti pauperistici francescani. E quindi il francescanesimo penetra da queste parti, ma anche le chiese devono assumere una forma particolare. Molto spesso appare sulle chiese, che sono delle strutture teologiche che servono a risolvere problemi teologici, appare il giglio angioino. Il giglio angioino è l'esatto contrario di quello che abbiamo visto prima, dell'arco scevo, del portale a manubrio. E quindi queste chiese, in qualche modo, attraverso queste forme particolari, testimoniano una volontà di trasformare questo territorio applicando dei principi che si diffondono a Napoli all'inizio del 300, ma sono stati importati dalla Francia. D'Angiò erano francesi, e quindi la cultura francese, possiamo immaginare che sia stato un architetto francese a fare questa chiesa, o comunque un architetto che abbia frequentato maestranze francesi. Ed è in questo periodo che Castropignano, da borgo piccolo, ridotto alla sola parte del castello, si allarga con quelle torri che ci ha fatto vedere Gabriella, che sono torri angioine, salvo il torrione che giustamente è di epoca aragonese. Quindi gli angioini costruiscono il primo paese, cioè le prime case in muratura vengono fatte in questo periodo, ed è proprio nel periodo di Roberto d'Angiò. Questa è un'immagine preziosissima di questa chiesa, fatta da Romeo Musa, un artista, insegnante di arte a Campobasso, il quale fa una ricognizione su tutto il territorio e sceglie una quindicina di immagini che più lo appassionano, e tra queste immagini vede la chiesa di San Nicola totalmente diroccata, quindi mancava il tetto, si vedeva l'abside, vedete l'abside in fondo, quest'abside qui, a sinistra vedete il muro più largo, e quindi è un'immagine preziosissima che fa capire come negli anni 30 era ridotta questa chiesa, cioè era stata già definitivamente, aveva già perso definitivamente la sua funzione.